Oggi parliamo di una cosa un po' tecnica, e cioè parliamo del lavoro su due piste. Allora, in realtà lo facciamo senza cavallo. Perché? Perché capire il lavoro su due piste, imparandolo direttamente sul cavallo, secondo me non serve a niente. Questa è una cosa che mi insegnò il mio maestro, che mi è servita tantissimo. Allora, innanzitutto noi sappiamo che il lavoro su due piste si tratta di cessione alla gamba, spalla in dentro, appoggiata. Benissimo, la prima cosa che si insegna a un cavallo e a un cavaliere, perché è la cosa più facile, è la testa al muro. Quindi cessione alla gamba, testa al muro. Perché si chiama testa al muro? Perché il cavallo veniva messo una volta al muro, perché si parla di cavallerizia in terra, qua si potrebbe parlare di testa alla staccionata, ok? Però per convenzione testa al muro. Come si inizia a fare la testa al muro? Allora, io sono a cavallo, arrivo dal lato corto, a un certo punto invece di fare l'angolo, taglio l'angolo, quindi metto il cavallo in questa direzione, circa 30 gradi rispetto al lato lungo che andrò a percorrere. Allora, dritto, in questo modo, cavallo. A un certo punto, arrivo qua, il cavallo è con la testa al muro, cioè arriva qua, non può andare oltre. Quindi il muro mi aiuta a contenere il cavallo nel suo movimento in avanti. A quel punto io posso concentrarmi solo sul tenere il cavallo con l'angolo di 30 gradi rispetto al lato lungo e poi iniziare la mia marcia laterale. Allora, la cosa importante è inutile su un cavallo sforzarsi se non si è capito bene da terra come deve stare il cavaliere. La cosa principale nei lavori su due piste è la posizione del cavaliere. Il cavallo si adatta alla posizione del cavaliere. Benissimo, allora io arrivo tagliato, arrivo in questa posizione, così. A un certo punto io arretro la mia gamba destra per spostare le anche, per mantenere le anche nella posizione giusta, ma è il mio corpo importante che sia nella posizione giusta. Qual è la posizione giusta? Spalle nella testa al muro e anche del cavaliere devono essere perfettamente in asse, parallele l'asse delle spalle con l'asse delle anche, parallele, non così o così, parallele. Quindi non devo fare questo, non devo fare questo, ma devo stare esattamente in questa posizione. E poi solo con la gamba e con l'aiuto del bacino, con la punta di questa anca che dice vai là, vai là. Ma la cosa importante è se il cavallo si gira da questa parte, soprattutto all'inizio quando sta imparando, si gira così o si gira così, si storta, noi non dobbiamo seguirlo, ma dobbiamo mantenere quella posizione. Il cavallo deve capire che se si mette nella nostra posizione è comodo e lavora meglio. Quindi così e vado avanti, testa al muro, ok? Esattamente dritto. Quando invece andiamo a fare la spalla in dentro, il cavallo deve portare la sua spalla esterna dentro, in dentro. Allora, inizio la mia spalla in dentro, ma mi interessa parlare della posizione del cavaliere. Sono così, ruoto solamente le spalle, le mie anche e quelle del cavallo rimangono dritte, camminano normalmente, le mie spalle si disassano, solo le mie spalle. Occhio a non fare questo, non è questa la spalla in dentro, ma è questa, così. A questo punto, se io continuo a basculare col bacino e la mia direzione è data dalla punta della fibbia della cintura e dice al cavallo vai là, in questo modo, continuo a basculare e porto le mie spalle indietro. Questa è la posizione della spalla indietro, ok? Quando voglio smettere la spalla indietro e voglio entrare in una volta, per esempio, non mi basta che indirizzare il bacino, quindi avanzare la spalla esterna e metterla esattamente nella stessa posizione delle spalle. A quel punto il cavallo smetterà la spalla indietro e inizierà la volta. Quindi fatelo a terra, perché è inutile mettersi a fare una spalla in dentro se dobbiamo usare la redine interna per tenere la spalla. Io continuo a vedere la redine interna che tiene la spalla e il cavallo flesso. Non è una spalla in dentro, è la gamba che tiene il cavallo lì. Io questa redine posso buttarla via e dopo lo vedremo col cavallo, posso buttarla via. Ok, anche in dentro o traverse. Allora, nell'anca in dentro le mie spalle sono dritte e vanno nella direzione esattamente verso che segue la linea della pista, così. Le mie anche invece devono spostarsi in dentro, quindi questa anca si sposta in dentro, voilà, così.
la gamba destra arretra leggermente, questa è una cosa che si fa a cavallo ovviamente, così, spalla dritta, io dritto, tengo il cavallo dritto e le mie anche leggermente esterne e cammino così. Questa è l'anca indietro. Se un cavallo è ben lavorato, vi posso assicurare che basta che voi giriate e alzate l'anca, solo l'anca esterna, e il cavallo si metterà in traverse. Il reverse è la stessa cosa, è anca in fuori, in questo modo. Questa è una cosa importante. L'appoggiata, che è l'ultima delle figure del lavoro sulle piste, che viene fatta perché è la più complessa. Allora, per l'appoggiata partiamo da qua. Chi si appresta a fare un'appoggiata deve saper fare tutti gli altri esercizi in modo perfetto. E l'appoggiata viene fuori così, per miracolo quasi. Allora, faccio l'angolo, metto il cavallo in spalla in dentro e quando il cavallo è in spalla in dentro da solo, che si sostiene da solo, che non ho bisogno di 50.000 aiuti, quindi è perfetto equilibrio, cosa faccio? Allora, spalla in dentro, le mie anche sono dritte, spalla in dentro, a questo punto invece che questa gamba tira il cavallo continua nella spalla in dentro e il mio bacino spinge in là, comincio sempre nella posizione di spalla in dentro, quindi anche dritte, spalle disassate, inizio con la gamba esterna e col mio movimento del bacino a dire devi andare là, quindi il movimento è questo, là, non più spalla in dentro, là, ma spalla in dentro, là, non ruoto ma indico, quindi l'appoggiata è questo, là, là, il movimento si sviluppa nella direzione in cui io voglio appoggiare. Se voglio smettere, voglio fare la spalla in dentro, il cavallo è già in spalla in dentro perché basta che io col bacino smetto di fare questo, ma gli dico vai dritto e allora succederà questo, così, tra, tra, e il cavallo mi si metterà in spalla in dentro. Poi ancora, da così a così, appoggiata. Questa è la base per fare i lavori su due piste. Non mettetevi a fare i lavori su due piste se non avete il perfetto controllo del vostro corpo. Se controllate il vostro corpo le cose vengono facilissime, belle, goduriose, un piacere della miseria fare una spalla in dentro, altrimenti vi tocca fare una fatica della miseria e dovete trovare gli espedienti che sono il cavallo che si alza in piedi, tutte le varie cose. Si può provare piacere anche in queste cose perché diventa una danza, un ballo, ma bisogna saper usare il proprio corpo.